questa adozione virtuale, perché ormai siamo nel mondo del virtuale, quindi anche l'adozione dei nostri amici diventa virtuale, come si può fare? L'adozione virtuale nasce proprio da questo momento particolare, ma anche dal fatto che un gruppo di nostri amici sostenitori erano animati da questo buon proposito di aiutare soprattutto gli animali indifesi, quelli che in canile sicuramente hanno difficilmente una speranza di adozione ed in particolare poi in questa situazione. Quindi questa adozione virtuale è proprio come per i cani che non hanno santi in paradiso, cani e gatti si dice, quindi sono cani particolarmente che hanno bisogno di cure molto costose. Ecco, c'è una piattaforma che possono appunto andare a vedere sul nostro sito EMPA, sia su Instagram, io non sono molto tecnologica, ammetto. Sono sui social. È pubblicizzatissima questa pagina e lì potranno trovare queste pagine, queste cartoline dei nostri amici a quattro zampe, trovatelli, di cui noi ci prendiamo cura e che per noi sono particolarmente impegnativi anche a livello economico. Un animale che viene trovato per strada e che poi deve essere ovviamente portato al canile municipale deve essere sanificato, ora non credo come qualcuno ha indicato dagli schermi nazionali, tanto per non fare riferimenti precisi, ma battute a parte, ecco, c'è questa procedura. Non è proprio una battuta, comunque diciamo che degli errori ci sono. Ci sono stati. Diciamo per noi EMPA qui ad Arezzo, ma anche in Val d'Arno, anche in altre parti della Toscana, Pistoia, abbiamo tutti questo servizio che svolgiamo per conto dei comuni di cattura e quindi di soccorso 24H degli animali. Il cane va, prima di essere introdotto nel canile comunale, va sanificato, nel senso che va passata una soluzione di diciamo a base alcolica, oppure gli va fatto un semplice bel bagno che non gli farà altro che bene se è un caso di abbandono, diciamo, di più giorni. Ecco, l'ultimo, dicevamo con la presidente di EMPA, le famiglie in quarantena che hanno un animale e che deve essere ovviamente portato fuori per le sue passeggiate, non sono le associazioni come la vostra che se ne fanno carico? No, questo tengo a precisarlo, perché noi assolutamente non abbiamo dispositivi di prevenzione adatti in questo momento, abbiamo semplici mascherine e guanti. E anzi, appunto, proprio per questa indicazione di introduzione dei cani vaganti in una determinata modalità, facciamo indossare ai nostri operatori una tuta, però non abbiamo mascherine particolari, quindi questo, diciamo, aspetto è a carico di associazioni collegate alla protezione civile.